Buongiorno e bentornati al nostro angolo del benessere di sonno. Oggi parliamo dell'occhio secco, una patologia oculare che consiste in un'alterazione qualitativa e quantitativa del film lacrimale che inizia a diminuire. Ed ecco che si spiega la sensazione di secchezza e bruciore che spesso scorcia in irritazioni vere e proprie. E se non si interviene per tempo, purtroppo questo persistente bruciore oculare può portare a lesioni della superficie oculare. Le cause sono molteplici, patologie reumatiche o può essere causata da un'eccessiva e sbagliata esposizione ai monitor dei PC. Può succedere anche alle donne in gravidanza a causa proprio degli squilibri ormonali, oppure anche per l'utilizzo prolungato di alcuni farmaci antidepressivi, diuretici o ormoni che inibiscono la produzione lacrimale. Anche un ambiente che presenta un riscaldamento eccessivo, l'aria condizionata, in presenza di fumo, sono tutti fattori che certamente incidono sull'insorgenza di questo disturbo e anche l'uso, o meglio dire l'abuso, delle lenti a contatto. I sintomi spesso sono sottovalutati e ci si reca dall'oculista quando il problema è già in una fase avanzata, anziché intervenire appena compaiono i primi sintomi. Usare le lacrime artificiali può non servire, quando l'infiammazione è avanzata occorrono collini lubrificanti specifici consigliati dal proprio oculista dopo un'attenta visita specialistica. Per oggi è tutto, sarà un piacere rivedervi al nostro prossimo appuntamento con il benessere visivo.